Buongiorno a tutti, intervengo molto rapidamente per illustrare questa proposta che abbiamo trattato ampiamente e lungamente in commissione. Roma sarà il primo grande comune in Italia a riconoscere la cancellazione sostanzialmente dei canoni per l'utilizzo delle palestre scolastiche a seguito dell'emergenza da coronavirus, e inoltre nella stessa proposta abbiamo inserito anche il prolungamento delle concessioni in essere, che ovviamente da febbraio in poi non sono state sfruttate dalle associazioni che si erano aggiudicati gli avvisi pubblici, e quindi potranno appunto recuperare le attività che non hanno potuto svolgere nel corso del prossimo anno. In estrema sintesi, è questo il contenuto della proposta che andiamo ad inserire all'interno del nuovo regolamento per i centri sportivi municipali, che è entrato in vigore 2 anni e mezzo fa. E ci tengo a precisare che alcuni municipi che lo hanno già applicato avevano già previsto all'interno dei loro avvisi questa possibilità, ad esempio il municipio 15, come abbiamo affrontato proprio oggi in commissione, altri invece no, e per questo motivo abbiamo approvato una delibera che quindi renderà omogenee gli atti approvati in tutti i municipi e darà la possibilità appunto alle associazioni di non dover pagare il canone per tutto il periodo in cui le palestre scolastiche sono state chiuse per motivi indipendenti dai concessionari, e potranno appunto riprendere le attività a partire sicuramente da settembre. Alcune, una quindicina, hanno già ripreso le attività dopo il 15 di maggio, però ecco, ormai siamo al termine dell'anno sportivo scolastico, quindi da settembre riprenderanno in virtù di questa proposta di deliberazione che è stata approvata all'unanimità da tutti i municipi, tranne uno. E anticipo, mi porto avanti per non intervenire più, per non rubare altro tempo alla discussione. Abbiamo presentato un unico emendamento di commissione, accogliendo quelle che sono le osservazioni dei municipi 8 e 14, e quindi un processo che è stato condiviso dall'inizio alla fine. Io ringrazio quindi tutte le strutture territoriali, gli uffici che hanno lavorato a questo atto e stanno portando ad approvarlo in tempi record. Una delibera depositata a inizio di aprile che riusciamo a votare in tempi utili affinché sia efficace, e quindi è motivo di soddisfazione per tutti noi. Grazie Presidente.